Benvenuto. Il presente filmato didattico ha lo scopo di indicare ai lavoratori incaricati di gestire l'emergenza antincendio le principali nozioni al fine di prevenire tale evento. Sebbene il tuo principale ruolo sia il rispetto della tua incolumità e di quella dei tuoi colleghi, potresti trovarti ad utilizzare estintori o altre attrezzature di protezione per limitare i danni in caso di incidente. Quale addetto antincendio, sarà tua cura applicare la massima tutela durante il lavoro. Ma partiamo dalle basi. Tutto ciò che ci circonda può bruciare, sia esso solido, liquido o gassoso. L'elemento in grado di bruciare prende il nome di combustibile. Perché la combustione avvenga, deve essere alimentata da un comburente, normalmente rappresentato dall'ossigeno presente nell'aria. Occorre inoltre, perché si possa creare il fuoco, la presenza di un'adeguata temperatura. Tale situazione prende il nome di triangolo del fuoco. Perché avvenga la combustione, occorre la contemporanea presenza di questi tre elementi. Allo stesso modo di come si presenta, il fuoco si estingue quando viene a mancare uno degli elementi che lo compongono. Per estinguere un incendio è possibile agire eliminando il combustibile. Tale azione significa agire per separazione. Agendo sul comburente, eliminando il contatto diretto tra combustibile e ossigeno, agiremo per soffocamento. Abbassando la temperatura al di sotto di quella di accensione del materiale, estingueremo invece il fuoco per raffreddamento. Poiché a seconda del tipo di combustibile può essere necessario intervenire diversamente, sono state identificate classi di fuoco differenti a seconda del materiale. Appartengono alla classe A i fuochi di combustibili solidi: carta, legno, plastica, stoffa. Caratteristica di tali materiali è quella di lasciare residui di combustione quali cenere e brace. Vengono definiti classe B i fuochi derivanti da liquidi, quali ad esempio benzina, alcol e solventi. Appartengono alla classe C tutti i gas come metano, GPL, idrogeno e acetilene. La classe D comprende i metalli combustibili come magnesio, alluminio, sodio e potassio. Considerazione a parte, devono avere, per la loro particolarità, i fuochi di natura elettrica. Su ogni estintore è indicato chiaramente il contenuto, la sua potenzialità e su quale classe di fuoco possa essere utilizzato. Passiamo adesso alle sostanze estinguenti. La più comune conosciuta è sicuramente l'acqua. L'acqua agisce per raffreddamento ed impregnando il materiale, innalzandone la temperatura di infiammabilità. L'acqua è molto efficace sui fuochi classe A, poiché è in grado di spegnere anche le braci. Non deve però essere assolutamente utilizzata né sui liquidi, né sui metalli di classe D, né sulle apparecchiature elettriche in tensione. Per poter essere utilizzata anche sui liquidi, si è pensato di aggiungere all'acqua degli agenti schiumogeni. Gli estintori a schiuma, agendo per soffocamento, spengono i liquidi, ma essendo sostanzialmente composti di acqua, non possono essere usati su metalli ed apparecchiature elettriche. La polvere agisce per soffocamento ed è praticamente in grado di spengere tutto, compresi con miscele adeguate anche i fuochi di classe D. Gli estintori a polvere per la loro efficacia risultano essere più diffusi, tuttavia, lasciando residui notevolmente imbrattanti, non è consigliato il loro utilizzo su materiali sensibili quali le apparecchiature elettriche. La CO2 o anidride carbonica non lascia residui, agisce per raffreddamento e non ha alcuna efficacia sui fuochi di classe A. L'estintore a CO2 può pertanto essere utilizzato soltanto su liquidi ed apparecchiature elettriche. Nello schema viene visualizzata l'efficacia delle varie sostanze estinguenti in rapporto al materiale da estinguere. L'utilizzo di un estintore risulta nella maggior parte dei casi più semplice di quanto generalmente creduto. Occorrono soltanto alcuni accorgimenti al fine di rendere efficace l'intervento effettuato. Le maniglie di azionamento sono composte da una parte fissa, quella inferiore, e da una parte mobile, quella superiore, intervenendo sulla quale si ha l'azionamento dell'estintore. Le maniglie sono bloccate da una spina di sicurezza che deve essere rimossa prima dell'utilizzo.
Perché l'estintore possa funzionare, deve essere presente un'adeguata pressione, indicata su alcune tipologie, attraverso un apposito manometro posto in corrispondenza della maniglia. L'azionamento di un estintore comporta fin da subito una fuoriuscita di pressione, per cui anche se l'estintore viene utilizzato per un'azione soltanto, risulterà inservibile entro pochi minuti e deve essere pertanto ricaricato per un eventuale riutilizzo. Nell'intervenire con un estintore, sincerarsi del suo funzionamento verificandone il manometro e provandolo prima di avvicinarsi alle fiamme. L'utilizzo corretto prevede di agire alla base delle fiamme laddove avviene la combustione, evitando pertanto di attraversare le fiamme con il getto. In special modo per un intervento all'aperto, verificare prima la direzione delle fiamme attaccando il fuoco a favore di vento. Nell'erogare l'estinguente, agisci oscillando la lancia in modo tale da coprire tutta la superficie, agendo pertanto in modo più efficace. Dopo lo spegnimento, verifica l'eventuale presenza di ulteriori focolai che potrebbero reinnescare la zona, ed a seconda dei casi, agisci successivamente con acqua per spengere le braci ed evitare un potenziale reinnesco dell'incendio. Ricorda, qualunque sia la situazione di emergenza per la quale intende intervenire, la priorità deve essere data alla tua sicurezza ed incolumità ed a quella dei tuoi colleghi.